Anas proprio non riesce a portare a compimento l'iter burocratico e dare inizio ai lavori di ripristino alla transitabilità della strada statale 19 delle Calabre. A decidere se si potrà andare avanti con i lavori o ricominciare da capo con la gara d'appalto sarà il tardi Salerno il prossimo 13 marzo. Lunga è stata la via Crucis dopo aver espletato tutte le lungaggini burocratiche a novembre del 2016 Anas aveva pubblicato il bando di gara per i lavori. Circa 7 milioni di euro l'investimento complessivo. A febbraio 2017 54 imprese avevano al bando. A gennaio 2018 ANAS aveva stilato una graduatoria provvisoria. Le prime cinque imprese classificate risultava avessero presentato offerta anomala, il che aveva allungato ulteriormente i tempi. Ad agosto scorso, prima il sindaco Deoletta, Pietro Pessolano, annunciava l'avvenuta giudicazione definitiva della gara. Poi ANAS comunicava che, in ottemperanza ad una sentenza del Consiglio di Stato che faceva seguito ad un ricorso presentato da una delle oltre 50 imprese partecipanti alla gara d'appalto, si doveva riaprire la procedura di gara. Dopo un primo ricorso, ha spiegato la Assessore del comune di Auletta, Antonio Adesso, in cui si chiedeva la riammissione ad esame di 11 ditte su 53 partecipanti, se ne è aggiunto ora un altro di una ditta che chiede l'annullamento totale della gara. E della vicenda se ne discuterà il 13 marzo al Tar di Salerno. Dopodiché conclude adesso: se il Tar ha ragione, la ditta ricorrente annulla la gara e si parte da capo. Oppure, se rigetta il ricorso, ANAS potrà continuare l'iter e partire con i lavori perché in realtà la giudicazione già l'ha fatta. Prima ci sono voluti anni, dunque, per stanziare i fondi e pubblicare il bando, quando si è arrivati all'aggiudicazione la via Crucis sembra non sia finita.